Le Pievanie di Santa Rita e dei Santi Benedetto e Scolastica insistono sul territorio, compreso nei comuni di Breci, Norcia, Cascia, Monteleone e Poggiodomo. Sono due pievanie atipiche, nel senso che in realtà lavorano come se fosse un'unica pievania, anche gli incontri tra i sacerdoti li viviamo tutti insieme. Insistono e operano su questo territorio cinque parroci in solito, coadiuvati da altri sei sacerdoti in pensione. Abbiamo due monasteri benedettini, maschile e femminile a Norcia, un convento di frati agostiniani a Cascia, le monache agostiniane, le monache carmelitane, abbiamo eremiti ed eremite e una casa di suore francescane. Ecco, noi lavoriamo come pievanie insieme, facciamo gli incontri insieme, ci stiamo preparando alla prossima visita pastorale dell'Arcivescovo dal 31 maggio al 12 giugno. Anche la visita pastorale la faremo insieme, gli incontri previsti per i consigli pastorali, gli operatori pastorali saranno fatti insieme. Inizieremo, l'apertura sarà il 31 maggio a Norcia e la conclusione sarà domenica 5 giugno qui a Cascia. Durante i giorni in cui l'Arcivescovo sarà presente, ecco, visiteremo anche queste case religiose per celebrare l'Eucaristia insieme, per trascorrere del tempo insieme e condividere anche idee e progetti per il futuro. Stiamo nella ripartenza post-Covid e quindi ci apprestiamo a riprendere sicuramente in modo diverso le nostre attività pastorali. Il territorio in cui viviamo è un territorio molto frammentato, ci sono tantissime comunità sparse su un territorio enorme. Se volessimo attraversare le due pievanie, toccando i due punti estremi, faremo un viaggio più lungo di un'ora. E non dimentichiamo che siamo in quei territori che sono dentro l'area del cratere, colpiti dagli eventi sismici del 2016. Ecco, noi chiediamo sicuramente ai nostri parrocchiani, a causa di questo territorio molto, molto vasto, la comprensione, anche noi la daremo, e poi di non chiedere le cose impossibili. Quello che noi cerchiamo di fare è per il bene di tutte le popolazioni che vivono su questo territorio e soprattutto riportare l'evangelizzazione sui solchi della parola, perché più che di tanti riti abbiamo bisogno che la parola venga proclamata e annunciata in modo serio e venga poi compresa e vissuta dalle persone. Concludiamo ricordando la storia di santità di questi territori, in particolare le figure di Santa Rita, di San Benedetto e Santa Scolastica. Vorremmo che non siano solo dei ricordi del passato, ma in qualche maniera ci stimolino anche nel presente, e vorremmo fare nostro quello che è il pensiero di San Benedetto quando dice che nulla dobbiamo anteporre a Gesù Cristo.